ho insegnato un'antica arte che ha il nome del mosaico, che ha fatto diventare famosi i romani nel mondo e che si trovano in tutti i paesi del mondo. Oh, tessera dopo tessera, come si compone la vita di chiunque di noi, si può comporre anche un'opera d'arte. È un piccolo viaggio che tra l'altro tradotto significa pazienza delle muse, perché ti costringe a essere concentrato, a essere preciso e quindi alimenta e conforta quella che potrebbe essere non la dote di tutti, la pazienza. Ci siamo divertiti tantissimo. Primo impatto, la conoscenza reciproca, che però non avviene presentandosi, ma avviene mentre si lavora, con lo scambio della tesserina, con lo scambio dell'arnese, la battuta, il sorriso, hai bisogno di questo, come mi è venuto. È un'esperienza molto bella proprio dal punto di vista relazionale ed aiuto reciproco e di apprezzamenti reciprochi, tutti bello. E stimola proprio la creatività, mi diverte, mi piace un sacco. Uno si sbizzarisce a fare tanti disegni diversi, poi uno tira l'altro come le ciliegie. Oggi c'è, come dire, nell'incontro con le altre persone, c'è sempre da parte di tutti quanti un attimino di paura, di essere coinvolti, di non usare il tono giusto per l'approccio, mentre quando ci mettiamo al tavolo per lavorare divertendoci è evidente che queste barriere non ci sono, per cui è sicuramente un sistema buono, come dire, per imparare a conoscere altre persone. E i bambini si conoscono essenzialmente attraverso il gioco. Oggi forse da adulti si gioca troppo con gli audiovisivi, se si chiamano così insomma, e troppo poco con le persone.